Le meditazioni degli esercizi spirituali sono state proposte dal cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo emerito di Bologna, sul tema Le cose di lassù. Cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Questo versetto della lettera ai Colossesi di San Paolo ha guidato gli esercizi che si sono svolti, come dicevamo, da domenica scorsa alla sera fino a ieri mattina sabato. Ogni giorno il cardinale Biffi ha proposto tre meditazioni, due al mattino, una al pomeriggio, e poi alla sera vi è stata ancora ogni giorno la celebrazione dei Vespri, l'adorazione e la benedizione eucaristica. Ieri mattina il Santo Padre, a conclusione degli esercizi, ha ringraziato il cardinale per questo suo contributo spirituale e lo ha ringraziato con parole molto simpatiche e originali. Tra l'altro il Papa ha notato che stava ad un inginocchiatoio in cui è raffigurato il Cristo risorto circondato da angeli che volano. E allora il Papa ha detto: ho pensato che questi angeli possono volare perché non si trovano nella gravitazione delle cose materiali della terra, ma nella gravitazione dell'amore del risorto, e che noi potremmo volare se uscissimo un po' dalla gravitazione del materiale ed entrassimo nella gravitazione nuova dell'amore del risorto. Lei, ha detto il Papa rivolgendosi al cardinale Biffi, ci ha aiutati ad uscire da questa gravitazione delle cose di ogni giorno, a entrare in quest'altra gravitazione del risorto e così a salire in alto. Per questo le diciamo grazie. Il Santo Padre ci ha dato così anche un poco l'esempio, lui con i suoi collaboratori, del fatto che in questo periodo di Quaresima occorre dedicare al Signore un tempo più ampio, un tempo più riservato e profondo per la unione con Lui, per la preghiera. Dopo la conclusione degli esercizi, ieri mattina il Papa ha anche già incontrato, ha ripreso i suoi impegni, ha incontrato i rappresentanti dell'Istituto Paolo VI di Brescia, che erano venuti a omaggiarlo e a portargli le pubblicazioni di questo istituto, che compie ricerche, convegni, studi sulla figura di Paolo VI, e il Papa ha anche tenuto un bel discorso di ricordo del suo predecessore Paolo VI, ricordando il grandissimo ruolo che ha avuto nel portare a compimento il Concilio Vaticano II, svolgendo con questo uno straordinario servizio per la Chiesa dei nostri tempi. Ma ecco ora il Santo Padre alla finestra, salutato dal grande applauso della folla, e prepariamoci ad ascoltare ancora una volta le sue parole. Cari fratelli e sorelle, nell'odierna seconda domenica di Quaresima, l'Evangelista Luca sottolinea che Gesù salì sul monte a pregare, insieme agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, e mentre pregava si verificò il luminoso mistero della sua trasfigurazione. Salire sulla montagna per i tre apostoli ha perciò voluto dire essere coinvolti nella preghiera di Gesù, che si ritirava spesso in orazione, specialmente all'alba e dopo il tramonto e talvolta per tutta la notte. Solo però quella volta sulla montagna egli vuole manifestare ai suoi amici la luce interiore che lo ricolmava quando pregava. Il suo volto, leggiamo nel Vangelo, si illuminò e le sue vesti lasciarono trasparire lo splendore della persona divina del Verbo incarnato. C'è un altro dettaglio, proprio del racconto di San Luca, che merita di essere sottolineato. L'indicazione, cioè, dell'oggetto
della conversazione di Gesù con Mosè ed Elia, apparsi accanto a lui trasfigurato. Essi, narra l'Evangelista, parlavano della sua dipartita, in greco exodus, esodo, che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Dunque Gesù ascolta la legge e i profeti che gli parlano della sua morte e della sua risurrezione. Nel suo dialogo intimo con il Padre, egli non esce dalla storia, non sfugge alla missione per la quale è venuto nel mondo, anche se sa che per arrivare alla gloria dovrà passare attraverso la croce. Anzi, Cristo entra più profondamente in questa missione, aderendo con tutto se stesso alla volontà del Padre, e ci mostra che la vera preghiera consiste proprio nel unire la nostra volontà a quella di Dio. Per un cristiano, pertanto, pregare non è evadere dalla realtà e dalle responsabilità che essa comporta, ma assumerle fino in fondo, confidando nell'amore fedele e inesauribile del Signore. Per questo, la verifica della trasfigurazione è, paradossalmente, l'agonia nel Getsemani. Nell'imminenza della passione, Gesù ne sperimenterà l'angoscia mortale e si affiderà alla volontà divina. In quel momento la sua preghiera sarà pegno di salvezza per tutti noi. Cristo, infatti, supplicherà il Padre Celeste di liberarlo dalla morte e, come scrive l'autore della lettera agli Ebrei, fu esaudito per la sua pietà. Di tale esaudimento è la prova la risurrezione. Cari fratelli e sorelle, la preghiera non è un accessorio, un optional, ma è questione di vita o di morte. Solo chi prega, infatti, cioè chi si affida a Dio con amore filiale, può entrare nella vita eterna che è Dio stesso. Durante questo tempo di Quaresima chiediamo a Maria, madre del Verbo incarnato e maestra di vita spirituale, di insegnarci a pregare come faceva il suo Figlio, perché la nostra esistenza sia trasformata dalla luce della speranza. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepite Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Ut ineficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, desidero ringraziare coloro che nei giorni scorsi mi hanno accompagnato con la preghiera durante gli esercizi spirituali. Incoraggio tutti, in questo tempo di Quaresima, a ricercare il silenzio e il raccoglimento per lasciare più spazio alla preghiera e alla meditazione della parola di Dio. Sabato prossimo, 10 marzo, alle ore 16, nell'Aula Paolo VI, presiederò una veglia mariana destinata ai giovani universitari di Roma. Ad essa parteciperanno, grazie ai collegamenti radio-televisivi, anche numerosi studenti di altri paesi dell'Europa e dell'Asia. Invocheremo l'intercessione di Maria, sede sapienzie, perché il Signore mandi testimoni della verità evangelica per costruire la civiltà dell'amore in questi due continenti e nel mondo intero. Saluto molto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri della parrocchia francofona di Milano. Che questo tempo della Quaresima sia per ognuno di voi un momento favorevole per scoprire la presenza di Cristo nelle vostre vite e per mettervi in ascolto della Sua parola. È Lui la luce che rischiara i nostri cammini, lasciamoci guidare da Lui per essere a nostra volta trasfigurati dalla gloria del Padre. Che Dio vi benedica. Un cordiale benvenuto per i visitatori di lingua inglese riuniti per la preghiera dell'Angelus, fra questi il gruppo della parrocchia di Santa Brigida a Dublino. Il Vangelo di oggi ci invita a meditare il mistero della trasfigurazione di Cristo e a riconoscerlo come il Figlio incarnato di Dio e a seguirlo lungo la via che conduce al mistero di salvezza della sua croce e risurrezione. Durante questo tempo di Quaresima possiamo crescere più vicini al Signore nella preghiera. Egli lasci brillare la luce del suo volto su voi e le vostre famiglie. Einen frohen Gruß richte ich gerne an alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache hier auf dem Un lieto saluto per tutti i fratelli e le sorelle di lingua tedesca qui nella piazza di San Pietro. Nel Vangelo della odierna seconda domenica di Quaresima, Dio Padre presenta agli Apostoli Gesù come il suo Figlio diletto. Lui dovete ascoltare. Questa parola vale anche per noi. In un ascolto attento alla parola del Signore ci si rivela il piano divino di salvezza. Diventiamo capaci di camminare con Cristo sulla via della sua passione per arrivare con Lui alla risurrezione. Vi auguro una domenica benedetta e una settimana benedetta.
Saluto cordialmente a los pellegrinos de lengua española. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola. In particolare i fedeli di diverse parrocchie. Santa Eulalia e San Agustín della diocesi di Ibiza. Sagrada Famiglia, Santo Antonio e Maria Claretti, San José de Sevilla. San Isidoro Obispo, San Antonio di Padua, San Pedro Apostolo e San Francisco di Borja di Valencia. In questa domenica di Quaresima, in cui contempliamo Gesù trasfigurato sul Monte Tabor, chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a trasformarci attraverso un cammino di conversione in una vera immagine di Cristo. Felice domenica. Saluto e benedico i pellegrini croati della parrocchia di San Matteo di Tovarnik. Attraverso i giorni quaresimali ricchi di preghiera, di penitenza e di opere di carità, il Signore prepari i vostri cuori per la gioia della risurrezione. Siano lodati Gesù e Maria. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi, nella liturgia della parola, Dio ci dà un particolare precetto. Questi è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Per sentire Gesù bisogna ascoltarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Che la penitenza quaresimale, gli esercizi spirituali e l'esame di coscienza ci aiutino a ritrovare e ad incontrare di nuovo Gesù. Questa è la via per rinnovare lo spirito e per cambiare il cuore. Dio vi benedica. Saluto infine con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare i fedeli provenienti da Azzano Decimo e dalla parrocchia di Santa Francesca Cabrini in Roma, i salesiani e i giovani partecipanti al Tour Don Bosco, i giovani di Paderno Dugnano, quelli di Fossola e di San Sisto Perugia, i ragazzi di Zanè che hanno ricevuto il sacramento di confermazione, il centro culturale Don Mario Lameri di Salvirola e il gruppo della Polizia Municipale di Agropoli. A tutti voi auguro una buona domenica, una buona settimana. Arrivederci, buona domenica.